si trasformano anche i letti. E l'attrice Marisa Solinas si converte ai sogni in gomma piuma, sogni di gloria ai suoi dopo il successo riportato in Boccaccio 70. Se già prima di vederla così un milione di italiani avevano optato per il materasso dell'avvenire, adesso tutti i giovani leoni di paese e i vecchi viveur di città cercheranno di legarsi a lei attraverso il tenue filo dei sogni. La fabbricazione di questi leggerissimi ferri del mestiere del dormiglione sembra quanto mai semplice. È un po' come stampare il sonno in migliaia di esemplari o come preparare un'edizione della notte a grande tiratura. Le copie ancora fresche di stampa, o forse è più esatto dire ancora calde di stampa, sono pronte ad accogliere tutte le sognatrici e tutti i sognatori della penisola. Marisa Solinas, pensando che ad aprile è dolce dormire, ne ha comprato addirittura uno stock. È questione di gusti. C'è chi vuole dormire fra due guanciali e chi preferisce dormire fra due materassi.